Come si gioca al TCG di Lorcana? Quali saranno le dinamiche che muoveranno il TCG targato Disney? E sarà difficile comprenderne il regolamento? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. L'universo di Topolino e tutti i film di animazione della Disney nel palmo di una mano. Attraverso Lorcana, infatti, il titolo più atteso del 2023, potrete utilizzare i beniamini della vostra infanzia in sfide da favola. Sarà proprio in questo video, infatti, che esploreremo le meccaniche del titolo distribuito dalla Ravensburger in meno di 20 minuti. Andiamo a dargli un'occhiata. Il campo da gioco per il TCG di Lorcana vedrà una zona dove posizionare le vostre creature ed oggetti che utilizzerete durante l'arco di un match, un'area specifica per gli inchiostri chiamata Calamaio, vedremo fra poco a cosa servirà, un tragitto numerico che vi tornerà utile per tenere traccia dei punteggi di gara, un dado a 20 facce o un segnapunti generico andranno più che bene per assolvere allo scopo, ed infine due zone dedicate al mazzo e alla pila degli scarti. Per iniziare una partita vi serviranno un mazzo composto da esattamente 60 carte, sarà da notare che tutti gli elementi inclusi nel deck non potranno essere presenti in numero superiore a 4 unità per singola carta, dei segnalini danno e, come già accennato, un segnapunti di qualsiasi natura. Una volta mescolato il mazzo andrete a posizionarlo nella sua zona designata, settando di seguito il tracker a 0. Poi pescherete 7 carte dalla cima del deck andando a formare la vostra mano iniziale. Se quest'ultima non vi soddisferà, potrete optare per un mulligan. In caso dovesse accadere, andrete a posizionare un qualsiasi numero di carte in vostro possesso in fondo al deck, pescandone altrettante fino a che tornerete ad averne 7 in mano, mescolando il mazzo alla fine del procedimento. Non ci sarà alcun limite di carte che potrete avere in vostro possesso. In seguito, attraverso un sistema casuale, deciderete quale giocatore inizierà per primo. Potrete servirvi di un dado per lo scopo, dando quindi subito dopo inizio al match. Ok Arconte, ed ora che ho pescato le mie prime 7 carte? Scopriamo assieme come leggerle. Ogni carta nel TCG di Lorcana riporterà, per i character, il costo di evocazione, di solito un'icona inchiostro, scopriremo a breve a cosa servirà, il nome della carta, la sua tipologia, il colore del link di riferimento, il box degli effetti che riporterà le varie abilità del personaggio, con a volte un testo citato annesso, un valore di forza e volontà che rappresenteranno l'attacco e la costituzione della carta, il rispettivo valore di lore, ne parleremo fra poco, ed il simbolo dell'espansione, con il numero all'interno del set di riferimento e la sua rarità. Le carte oggetto presenteranno tutto quello che ci sarà in comune con le carte character. Ed infine, le azioni presenteranno tutto quello che in comune ci sarà con i character e gli oggetti. Per quanto riguarderà invece le tipologie utili di carte che potrete includere nel mazzo, saranno a vostra disposizione i seguenti elementi. I character saranno la spina dorsale di ogni deck. Essi potranno sfidare altri personaggi avversari in battaglia atti a distruggere l'accumulo di risorse rivali o immagazzinare a loro volta punti fondamentali, chiamati anche lore, che vi vedranno sempre più vicini alla vittoria finale. Inoltre, alcuni di essi possiederanno abilità speciali che agevoleranno il vostro gioco ostacolando quello dell'avversario. Gli oggetti garantiranno abilità speciali da utilizzare a vostro favore una volta impiegati sul campo di battaglia. Attraverso il loro utilizzo potrete innescare effetti che agevoleranno i character alleati sul terreno, prolungando la loro permanenza in campo, favorendo in più delle dinamiche strategiche per velocizzare il rendimento dell'intero deck o addirittura frenare quelle rivali. Infine, le azioni vi forniranno un vantaggio unicamente durante il turno nel quale verranno giocate, venendo poste nella fila degli scarti subito dopo il loro utilizzo. Saranno presenti inoltre anche le carte canzone, che apparterranno alla tipologia delle azioni, ma seguiranno, oltre al modo tradizionale, anche una regola speciale per essere giocate. Potrete infatti pagarne il costo per utilizzarla come una semplice carta appartenente a questa categoria, o attraverso l'utilizzo di determinati character che, cantando, ne innescheranno le abilità. Scopriremo fra poco come sarà possibile farlo. Arconte, una cosa, hai parlato più di una volta di questi inchiostri. Cosa sono? In Lorcana saranno disponibili 6 ink che rappresenteranno le casate presenti in gioco. Amber, Amethyst, Emerald, Ruby, Sapphire e Steel. Notate bene, in ogni deck potranno essere presenti fino ad un massimo di 2 fazioni, e non di più. Quindi per costruire un deck, ad esempio, potrete servirvi di una qualsiasi combinazione tra questi inchiostri o utilizzarne semplicemente uno. Spetterà a voi la scelta. Ok Arconte, perfetto! Ed ora?
Non ci resta altro da fare che scoprire assieme le due macrofasi che comporranno un turno di gioco. La prima macrofase, chiamata anche Beginning Phase, vedrà tre step. Ready, che vi permetterà di ripristinare ogni carta presente sotto il vostro controllo. Set, dove dovrete controllare gli effetti che si attiveranno ad inizio turno seguendone le regole di innesco. E Draw, dove andrete a pescare una carta dalla cima del deck. Sarà da notare che chi inizierà per primo un match salterà quest'ultimo passaggio. Quindi una volta svolte queste tre operazioni, accederete alla fase principale, dove potrete svolgere ognuna delle seguenti opzioni in qualsiasi ordine, quante volte vorrete, finché potrete. Per prima cosa vi sarà consentito, se vorrete, di posizionare nel calamaio una carta dalla mano come inchiostro. Quest'ultimo vi permetterà di giocare elementi che avrete in vostro possesso. Notate bene, a differenza degli altri passaggi, questo sarà l'unico che potrà essere svolto una sola volta per turno, salvo casi eccezionali. Ma c'è un ma. Non tutte le carte potranno essere inserite all'interno di questa area. In che senso, Arconte? Come faccio a capire quale andrà bene e quale no? Per farla breve, ci saranno carte che avranno una cornice a ornare il costo di giocata, chiamata icona inchiostro, lo abbiamo accennato prima. Altre invece riporteranno unicamente il valore di evocazione all'interno di un semplice esagono. Le prime potranno essere utilizzate come risorsa per giocare elementi dalla mano, le seconde no. Quindi una volta selezionato un elemento idoneo, lo mostrerete all'avversario posizionandolo di seguito nel calamaio con il dorso rivolto verso l'alto. Ok Arconte, quindi da quello che ho capito questi inchiostri saranno una specie di mana di Magic, ma funzioneranno allo stesso modo? Assolutamente sì! Infatti per riuscire ad impiegare una carta dalla mano dovrete per prima cosa visionare il valore di giocata riportato su di essa in alto a sinistra e se possiederete abbastanza inchiostri per soddisfarne il costo non vi resterà altro da fare che esaurire il numero di ink richiesti per impiegarla utilizzando o facendo scendere subito dopo la carta in questione sul campo di battaglia. Ci saranno due stati nel quale le carte potranno trovarsi durante una partita, attive ed esaurite. Quando dovrete esaurire una qualsiasi carta attiva, vi basterà ruotarla di 90 gradi. Sarà da notare inoltre che, quando un character entrerà in campo, soffrirà di quella che si chiama tipicamente debolezza da evocazione, quindi non potrà sfidare altri personaggi rivali, questare o cantare nello stesso turno nel quale verrà evocato. A differenza degli oggetti, che invece potranno innescare le loro abilità immediatamente dopo il loro ingresso in gioco. Per di più, durante il vostro turno potrete attivare abilità che non richiederanno l'esaurimento di un personaggio già presente sul terreno, svolgere operazioni di sfida, questing o singing, attivare abilità attraverso l'utilizzo di character, innescare, come già accennato, gli effetti degli oggetti e giocare azioni dalla mano. Ma vediamo più nel dettaglio queste sette sottofasi. Per attivare le abilità di un personaggio che non richiederà il suo esaurimento, vi basterà soddisfarne le condizioni di innesco, come per Topolino Stregone con la sua abilità Cheeseless Worker. I vari character presenti sotto il vostro controllo, inoltre, potranno combatterne altri rivali attraverso una challenge. Se una sfida avrà luogo, la prima cosa da fare sarà esaurire il character che deciderete di utilizzare, designando poi un bersaglio rivale esaurito che subirà l'attacco. A questo punto passerete al calcolo dei danni, facendo riferimento al valore di forza e quello di volontà di entrambi i personaggi coinvolti nel combattimento. Ad esempio, se in gioco ci sarà uno Stitch 2-2 e una Maleficent 1-1 esaurita, attaccandola l'alieno infliggerà due danni a Maleficent che, a sua volta, infliggerà un danno a Stitch. In questo caso, ad avere la peggio sarà proprio la strega, che possedendo un solo punto volontà non avrà abbastanza costituzione per resistere ai danni dell'extraterrestre. Sarà da notare che il danno verrà assegnato ad entrambi gli sfidanti nello stesso momento, salvo casi eccezionali. Quindi una volta che su una carta saranno presenti danni pari o superiori alla sua volontà, essa verrà distrutta e posta nella pila degli scarti. Inoltre, tutto il danno riportato sulle creature sopravvissute ad una battaglia resterà su di esse fino a che non verranno sconfitte in combattimento o curate. Notate bene, un character potrà combattere solo contro un altro personaggio rivale che si troverà in stato di esaurito. Attraverso il questing, invece, ogni personaggio potrà far avanzare il segnalino presente sull'indicatore numerico di tante unità quante saranno le icone lore riportate sul character semplicemente esaurendolo. Nel caso di Timon, ad esempio, questando con esso otterrete un singolo punto lore, con Luffy due punti lore e così via. Ci saranno in più delle carte che, attraverso le loro abilità, vi forniranno dei punti lore.
Potrete inoltre attivare le abilità di un personaggio oggetto sotto il vostro controllo esaurendolo se nel box di testo verrà specificato, come nel caso di Beast Mirror. A tal proposito, su ogni carta di Lorcana ci saranno dei simboli ben specifici per segnalare tali dinamiche. Questo simbolo, familiare a tutti i giocatori di Magic, starà ad indicare che per innescare l'abilità della carta, quest'ultima dovrà essere esaurita, mentre un numero, seguito di solito da un esagono, indicherà che dovrete pagare un ulteriore costo, in questo caso nello specifico di 3 ink, per attivare appieno l'effetto. Ricordate, i character, a differenza degli oggetti, non potranno innescare le loro abilità appena metteranno piede in campo. Ok Arconte, ma a lungo andare, con tutte quelle carte sul terreno, non si andrà a creare confusione su quale carta era già in gioco e quale è stata evocata nel turno corrente? Per ovviare a questa perplessità, vi basterà posizionare leggermente più in basso gli elementi appena giocati rispetto alle carte già presenti sul terreno, così da tenere traccia nel migliore dei modi di ogni risorsa a propria disposizione. Notate bene, non esisterà un numero massimo di carte che potranno essere presenti nella zona dei personaggi o oggetti. Infine, per utilizzare un'azione, vi basterà pagarne il costo convertito in inchiostri riportato sulla parte alta a sinistra della carta, per attivare l'abilità unicamente nel turno nel quale verrà giocata, ponendola poi nella pila degli scarti una volta che il suo effetto avrà avuto luogo. Come già accennato, esisterà anche una seconda tipologia di azioni, ovvero le canzoni, che potranno essere impiegate dalla mano anche facendo cantare uno dei personaggi presenti sul terreno. Come funzionerà esattamente questa meccanica? Vi basterà soddisfare le condizioni di innesco descritte nel testo riportato tra parentesi nella zona alta del box degli effetti per attivarne l'abilità. Nel caso di Friends of Otherside, ad esempio, potrete esaurire un personaggio con costo pari a 3 o superiore per giocare l'azione gratuitamente invece di pagarne il costo convertito in ink. Quindi, una volta che avrete svolto tutti o solo alcuni dei passaggi appena descritti, in qualsiasi ordine, quante volte vorrete finché potrete, terminerete il turno passando la mano al vostro avversario. Arconte, tutto davvero molto interessante, ma come si vincerà una partita in Lorcana? Quando raggiungerete 20 punti lore, verrete automaticamente proclamati vincitori dell'incontro. Allo stesso modo, vi aggiudicherete il match se chi vi giocherà contro non potrà più pescare carte dal proprio mazzo durante la sua fase di pescata, non avendone più nel proprio deck. Come sempre in descrizione vi lascerò tutti i link utili, così da migliorare sempre di più la vostra esperienza ludica. E voi, quale colore giocherete una volta che Lorcana inizierà a calcare i tavoli della vostra fumetteria di fiducia? Come sempre fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia, noi ci vediamo al prossimo video.